siamo tornati questa sera, il venerdì sera, che giorno è? 14, giusto? 14 novembre 2008, 7:30, passate da pochino, vabbè, fossimo stati svizzeri a sto punto, uno andava proprio preciso. Io saluto proprio dall'altra parte regia. Buonasera. Buonasera, signor Guardì. Dico, ma... È tornato? C'è il circo in città? No, non è che è il circo in città. Siccome io sono il nipote di Moira Orfei, che non chiama quasi mai, perché sa, avessi avuto Moira Orfei come zia, mi chiamava tutti i giorni, mi diceva ciao, sei bravo, io sono da solo. Però so che c'è lei che ci dà una grande carica. Saluto Michele che è dall'altra parte. Ah, anch'io mi chiamo Michele, sai, ogni tanto mi dimentico anche il nome. Ciao a tutti i calabresi, ai siciliani, a quelli che sono pochino più su, ai lucani, quindi la Basilicata, a tutti quelli che in questo momento ci stanno guardando. Stasera c'è iJukebox nelle vostre case e sarete sempre voi i veri protagonisti. Buonasera, comunque di nuovo la faccio salutare dalla centralinista perché non vorrei. Sì, che... certo, ce n'è una nuova. Ciao Michele. Ciao, come stai? Benissimo, tu? Io sto abbastanza bene, guarda, mi sono vestito tipo clown da circo stasera perché, sai, è weekend, mi voglio già mettere in tiro, voglio fare delle cose precise e mi piacerebbe che gli ascoltatori, i radiotelespettatori, chiamiamoli come vogliamo noi, perché ovviamente c'è un contatto tipo radiofonico, quando ci chiamano al telefono non li puoi vedere, stasera ci raccontassero il loro weekend. Tu più tardi cosa fai? Io? Ma non ce lo dire perché più tardi ti portiamo di qua. Stasera, grande esclusiva, la centralinista la si può vedere. Quindi finalmente in questo studio si materializza qualcosa. Ciao a Stefano, l'uomo dei capelli più lunghi del mondo. Grandioso. Questa sera ci siete sempre voi, dicevo, il signor Guardini peccato, mi ha interrotto. Peccato che stasera è discoteca. Volevo mandare quella canzone di Vasco Rossi. No, come porti bene quei jeans? No, stasera non si può fare. C'è la centralinista che li porta molto bene. No, stia buono, signor Guardini. Stasera non si può fare per un solo fatto, perché se Vasco Rossi abbia già sistemato delle cose dance, sì, stasera si balla. Quindi tutti sul cubo, scagliatevi allo 0961 7177 603, perché stasera vi vogliamo, come dire, belli carichi e veri, così si parte proprio con l'energia più giusta. Ah, mi dicono, mi accusano di parlare molto, io a sto punto porto la mia forbiciona, taglio tutto, me ne vado e mettiamo Martin Solveig, la prima, qui ad iJukebox. Rimanete dove siete. And I
parte proprio con le marce in granate qua, regia, Partiamo belli carichi il venerdì sera di Aiju Box, un venerdì sera pieno di grinta, perché stasera, si balla. Anche perché credo che dopo le 22 voi vi sarete senz'altro organizzati stasera ad uscire fuori, a fare tutti i fighi. Già vedo molti lì davanti allo specchio a far così, tipo, presente, cara regia, si mettono tutti lì, si sistemano, trucco qua, trucco là. E vabbè, ma giusto anche in questa maniera. Che c'è? C'è già qualcuno in linea? C'è già qualcuno in linea che vuol chiamarci? 0961 71 77 603. La televisione qui la fate voi. Stasera però Aiju Box diventa la televisione che ti muove, perché abbiamo bisogno di più carica, di più energia. Così con il nostro guardì tutti insieme fate il pulmino e si va via. Stasera siamo veramente belli energie. Sì, c'è una telefonata. Sono energia totale. Pronto, chi c'è? Michele. Ciao, buonasera, chi sei? Francesco, si è diventato di Maria Marvelli, Natile Vecchio. Oh, buonasera, ciao, come stai? Bene, tu? Abbastanza bene, mi fa piacere, Natile, sai... Natile, io saluto tutta la famiglia Marvelli, tu lo sai che sono quasi di casa, però... Ma infatti, per questo, ti ho visto e ti ho chiamato. Io ti ringrazio, salutoni a tutti lì, come state intanto e che tempo fa? No, ma io sono a Cosenza. Ah, tu sei a Cosenza? Sì, io studio a Cosenza, tu no? Studi a Cosenza? Ti stavo guardando in televisione, pure ieri sera ti ho guardato. Grazie, che bello, mi fa piacere sapere che gli amici, perché io ti facevo a casa dall'altra parte, però sapendo che tu sei a Cosenza è bellissimo. Intanto Cosenza stasera com'è? Freddo, si sta bene? Com'è la situazione? Fa freddo qua. Ah, fa freddo a Cosenza? Sì. Vabbè, e noi stasera mettiamo un bel po' di musica in modo che tu ti possa scaldare. Nel ricordo di tutte quelle belle serate passate insieme. Complimenti comunque per la trasmissione. Grazie, complimenti a te e tanti salutoni a tutta la famiglia Marvelli. E mandami tu una musica che ti piace a te. Una bella, la prossima la dedico a te e alla famiglia Marvelli, ok? Ok. Grazie, ciao, presto. Ciao. Io veramente vorrei... Sì, prego, prego, prosegui. È caduto? Però... Ah, c'è un altro in linea, richiamami tra un pochino perché sa la linea è un po' barcollante stasera. Quando si balla non si ha una forte stabilità. C'è qualcun altro in linea, pronto? Pronto? Pronto chi è? Pronto? Sì, pronto, non sento bene, pronto? Ma sento bene o sento meglio? Oh, ciao, ma io sta voce la conosco, Come stai? Abbiamo un problemino di audio. Nel senso che arrivo bene a casa e tu arrivi male da me, io ti sento benissimo. No, è che praticamente qui in studio abbiamo un problemino, qualche cavetto, io non riesco a capire cos'è che devo cliccare, pigiare, togliere, fare. Devi stare solo tranquilla perché tu sei una voce super, super interessante. Grazie, però è che ti vedo ma non ti sento. Allora, mi vedi e basta. Io sono un ottimo mimo, diceva il nostro signor... Che devo fare qui da te? Che devo fare? Sai cosa devi fare adesso? Intanto salutarmi tutti gli ascoltatori di Aiju Box. Fallo tu. Allora, vogliamo fare un salutissimo, un buon ascolto ragazzi e mi raccomando, continuate a telefonare e poi Aiju Box è sempre importantissimo, grande, con voi, tutte le sere. La musica che amate di più, eccetera, eccetera, telespazio, chiaramente, grande Michele, ma io... Federica, non ti posso dire nient'altro, sei troppo, troppo. Vuoi un video? Vuoi un video? Sto girando con te, vuoi un video? Hai qualcosa da chiedermi? Sì, appunto ti stavo dicendo che quando chiudo però qui nel tuo studio qui da noi ho il problema dell'audio e ti stavo telefonando, è una cosa carinissima, no? Paradossale, però... Sai che fai? Aspetta un momento. Devo togliere.